Linea Ciotti. Prendo la linea con un attimo di ritardo, stavo salutando il collega Luigi Necco che c'era venuto a salutare e che è tornato in completa efficienza, grazie a Dio, è tornato anche a lavorare. Benissimo, Napoli e Roma 0-0. Napoli è vestita di sole e di simpatia, prima della gara le due tifoserie hanno fraternizzato scambiandosi le bandiere. Terreno perfettamente agibile, dirige Redini, 80.000 spettatori, cronaca. Buon avvio dal Napoli che al terzo minuto sfiorava i pali di Zaccaretti con un'ottima punizione parabolica di Citerio e al settimo andava via in contropiede con Damiani, lucidamente lanciato da Guidetti. E Tancredi era bravissima nel precedere di un soffio la punta azzurra. Altissima al tredicesimo una girata di destro di Conti, annullata al ventesimo una rete ottenuta da Pellegrini in fuorigioco. Il gioco a questo punto cominciava a soffrire qualche pausa, con palloni elaborati in modo troppo insistito dai centrocampisti e quando qualcuno provava a concludere sbagliava, come capitava a Musella al 38esimo. Dopo una punizione di Guidetti ribattuta dalla barriera al 43esimo, per un soffio uno splendido contropiede romanista favorito da un errore di Kroll, non andava a segno. Lo scambio tra Puzzo e Scarnicchia liberava il capocannoniere, che girava con prontezza a rete da distanze ravvicinate, impegnando severamente un Castellini sempre bravissimo. Ripeto ancora, reti bianche al San Paolo tra Napoli e Roma tre provinciali. E a fuori grotta il sesto minuto della ripresa, la situazione è invariata, con Napoli e Roma ancora ferme sullo 0-0. La ripresa si è aperta con un'occasione per Damiani non sfruttata tempestivamente dalla punta di Marchesi e con una punizione di Di Bartolomei ribattuta dalla barriera napoletana. Nel Napoli davanti ai Castellini i difensori esterni sono Bruscolotti e Citerio, il difensore centrale Marino, il libero Crolli, il laterale di spinta a Modio. Attenzione, attenzione, sì. L'Inter ha pareggiato in questo momento. Situazione di parità dunque a Firenze e anche qui a Napoli, come abbiamo già ricordato nel precedente collegamento, dove Napoli e Roma sono ancora fermi sullo 0-0. Stavo dando lo schieramento del Napoli, che davanti a Castellini schiera come difensori esterni Bruscolotti e Citerio, il difensore centrale Marino, il libero Crolli, il laterale di spinta a Modio, gli attaccanti di fascia Damiani e Pellegrini, il centravanti tattico Musella, gli interni Guidetti e Crescimanni. La Roma risponde con Tancredi tra i pali, Nela e Marangon difensori di fascia, Bonetti stopper, Turone libero, Falcao mediano di impostazione, Chierico e Conti attaccanti esterni, Di Bartolomei e Scarnecchia interni, Pruzzo punta centrale. In attacco il Napoli si porta sulla fascia sinistra Guidetti prima di servire ancora in avanti Kroll, perde palla Kroll con Pruzzo che è intervenuto tempestivamente e ha dato a Scarnecchia, da questi a Falcao, si libera sulla destra di Bartolomei, sta per dettare il passaggio, il brasiliano insiste nel controllare la palla prima di affidarla a Pruzzo. Siamo all'altezza della tre quarti napoletana, Pruzzo avanza tra un nucleo di avversari, viene affrontato e fermato da Marino, poi tenta un tiro abbastanza balordo sul rimpallo Falcao, fischiato abbastanza opportunamente dagli spalti del San Paolo, in quanto questo tiro è stato veramente svirgolato e tentato comunque da una distanza assolutamente non plausibile. Attenzione, siamo Napoli, sì, scusami Sandro, a Como al secondo minuto, Como 0 Avellino 1, rete di Juari. Via Napoli. D'accordo Roberto, è l'ottavo minuto, stavo dicendo qui alla San Paolo, al termine di questa azione di rimessa del Napoli, passeremo la linea provenzale ad Ascoli. Castellini ha ricevuto il passaggio di ritorno in disimpegno da Marino, si accinge a lanciare la palla, la chiede Citerio ma Castellini preferisce il rinvio lungo e profondo. Saltano Falcao e Damiani, alla meglio il brasiliano, recupera Citerio, serve Crescimanni, l'interno sinistro di Marchesi avanza palla al piede nel cerchio centrale del terreno prima di spostare il gioco sulla destra a beneficio di Musella. Tocco di questo per Guidetti, sbagliato, ma sbaglia anche Scarnecchia. Guidetti può andare via e servire Damiani, sta per essere affrontato da Chierico, il ripiegamento difensivo conserva il controllo della palla, Damiani si porta sulla fascia sinistra, è ancora in possesso del pallone, il numero 11 lo perde, poi interviene in tackle scivolato alle sue spalle Guidetti che viene messo a terra. Siamo giunti al nono, ancora 0-0 tra Napoli e Roma e sentiamo ancora Sandro Ciotti. È l'undicesimo, è terminata appena al lato di testa un colpo di testa di Damiani intervenuto su un cross da destra, ha rimesso la palla fuori dall'area di rigore Tancredi a beneficio di Chierico che avanza tallonato da Crescimanni, ne evita l'intervento con un passaggio a Scarnecchia, di questo indietro a Di Bartolomei, il capitano ancora sulla destra a beneficio di Chierico, avanza Chierico palla al piede, sta per ricevere Pruzzo, ancora indietro verso Chierico, palla tornante di Lidl ma qualche difficoltà nella prosecuzione dell'azione per l'opposizione di Guidetti, il ripallo comunque favorisce Scarnecchia che va via Damiani, deve lottare ancora con il ritorno del numero 11 azzurro Scarnecchia, alla meglio alla fine Damiani, poi Pellegrini che imposta l'azione di rimessa per il Napoli al termine della quale passeremo la linea ad Ascoli. Kroll ha ricevuto, ancora sulla sinistra dove attende Crescimanni, anzi Bruscolotti, avanza palla al piede, poi Citerio all'interno del terreno, detta il passaggio di ritorno Kroll che ha ricevuto appunto da Citerio e ha indirizzato sulla destra a beneficio di Guidetti, improvvisato Usiala, avanza Guidetti, serve Damiani forse in fuorigioco, questa è l'opinione anche del guardalinea di destra, lo ferma ma fa proseguire Redini perché il disimpegno giallorosso ha avuto successo con Falcao.
Tentativo di contropiede, indirizzata la palla in profondità per Chierico, interviene e crolla, l'opportunità per la Roma sfuma, all'undicesimo ancora 0-0 a Teascoli. Via allora Napoli. D'accordo Roberto, è il 19esimo della ripresa al San Paolo, la situazione ovviamente è ancora invariata, altrimenti saremmo intervenuti. 0-0 cioè tra Napoli e Roma, con Di Bartolomei che ha lanciato lungo e profondo per Falcao, lo stesso brasiliano un minuto fa su angolo di Conti ha impegnato severamente Tancredi con un colpo di testa. Crescimani ha servito in azione di rimessa Musella che indirizza su Pellegrini, esce Tancredi prontamente dai pali e protetto da Nela recupera la palla ai danni di Pellegrini stesso, serve poi la palla stessa verso Falcao che attende sulla tre quarti destra, servizio di Falcao per Pruzzo che va via a Marino, recupera però lo stopper di Marchesi, Pruzzo ha qualche difficoltà nel trovare spazio per il cross, alla fine il rimpallo non lo favorisce, la palla termina in out ma l'ultimo a toccare a nostro avviso è stato Marino, così è infatti out per la Roma, battuto da Chierico verso Scarreccia, passaggio di ritorno, va via Chierico, può crossare liberamente, si porta sul fondo, effettua il traversone, colpo di testa liberatorio di Marino che precede Pruzzo, era troppo corta la parabola di Chierico, avanza poi ancora Guidetti per cercare di strappare la palla a Boretti, a Falcao, anzi non vi riesce, out ancora in favore della Roma e Falcao lo batte direttamente su Chierico, stop di petto del tornante di Lidlm, poi c'è ancora un intervento di Redini che inverte il fallo laterale, la rimessa dalla linea laterale e la assegna al Napoli, il quale incarica di batterlo a Guidetti, Guidetti serve direttamente Kroll, servizio di sinistro di Kroll per effettuare il passaggio sulla destra dove attende Marino insieme a Bruscolotti, viene anche in avanti Pruzzo per tentare di fermare questa azione di impostazione napoletana, Guidetti ha ricevuto, avanza palla al piede, indirizza lungo e profondo sulla sinistra per Damiani, colpo di testa liberatorio di Nela, poi interviene anche Falcao forse alzando troppo il piede sul viso di Damiani, protesta Damiani inutilmente, fa proseguire Redini, avanza Falcao e serve Pruzzo, sbagliato lo stop, interviene ancora Damiani, ripiegamento difensivo, perde il ripallo, va via Pruzzo, si porta sulla destra, sta per essere affrontato da Citterio, serve allora Scarnecchia che si porta sul verso destro dell'area di rigore napoletana, affrontato da Marino, Scarnecchia e Pruzzo si sono scambiati gli avversari in questa occasione, tiro di sinistra di Scarnecchia parato da Castellini, al 21esimo ancora 0-0 tra Napoli e Roma, Teameri. Vai pure Sandro. D'accordo Roberto, il 28esimo a San Paolo, sono appena terminate le proteste degli spalti e dei giocatori azzurri per un preteso rigore che sarebbe stato originato dalla respinta con il gomito di un difensore giallorosso su girata di Citterio, tutto questo in piena area di rigore, Redini ha optato per la involontarietà e ha fatto proseguire il gioco, nel frattempo il Napoli ha sostituito Damiani, ha richiamato in panchina il suo numero 7 e ha mandato in campo con il numero 13 Palanca, è proprio Palanca in azione in questo momento, si porta sulla sinistra, sta per essere affrontato da Chierico, da ancora indietro verso Musella, avanza il centravanti tattico di Marchesi prima di indirizzare su Pellegrini che gira di testa sulla destra dove attende Guidetti, siamo in area di rigore giallorossa, Guidetti effettua la rovesciata cross, non si fa sorprendere, Tancredi esce dai pali all'altezza dell'incrocio alla propria sinistra, ferma impresa con bello stile e rinvia con le braccia fuori dai propri 16 metri a beneficio di Chierico, da questi ancora all'interno del terreno per Bonetti, avanza lo stopper, serve il capitano di Bartolomei che ha spostato il gioco sulla destra a beneficio di Scarnecchia, avanza Scarnecchia prima di allargare il gioco ancora sulla destra per Chierico che avanza per il piede, servito ancora a Scarnecchia che ha dettato tempestivamente il passaggio di ritorno, tentativo di 1-2 con Di Bartolomei riuscito, poi al momento però di rifinire l'azione offensiva della Roma a beneficio di Pruzzo che aveva dettato il passaggio sulla destra, sbaglia a misura Scarnecchia e favorisce l'intervento di Kroll, da questi sulla destra dove attende Guidetti, avanza Guidetti palla al piede, sta per essere affrontato da Bruno Conti, da ancora a Musella, ancora indietro verso Guidetti che studia il piazzamento dei compagni, poi preferisce ancora appoggiare quasi in linea verso Musella, Musella sulla destra fila la palla per Kroll che si è portato avanti improvvisando Siala, entra in violenta collisione con Falcao, Kroll e termina a terra, l'olandese non ha bisogno di cure, si rialza in perfetta efficienza, punizione comunque in favore del Napoli, già battuta dallo stesso Kroll in favore di Crescimani, passaggio di ritorno verso l'olandese, lo ferma Bruno Conti, dribbling di Conti ai danni di Kroll, conserva il controllo del pallone retrocedendo però Conti, deve servire in maniera un po' affannosa a Marangon che poi si disimpegna definitivamente con un retropassaggio su Tancredi, siamo giunti al San Paolo alla mezz'ora esatta, 0-0 tra Napoli e Roma, a Teameri. 1-0 per la Lazio sul Verona al 27esimo. Scusa Ezio, sono Sandro dal San Paolo, il Napoli è passato in vantaggio con Citterio, tu stavi parlando della Lazio, è proprio un ex laziale ha firmato il vantaggio napoletano in questa occasione, cioè esattamente al 35esimo della ripresa, a 10 minuti cioè dalla conclusione,
calcio d'angolo solito di Palanca alla destra della porta di Tancredi, battuto a rientrare, cioè alla Orsi, secondo lo stile migliore dell'ex catanzarese, ha ribattuto corto la difesa romanista, è intervenuto da distanza ravvicinata a Citterio e ha scaraventato in gol, mentre Marchesi provvede alla seconda sostituzione dopo aver mandato in campo Palanca in sostituzione di Damiani, provvede adesso a richiamare in panchina Musella per mettere in campo Benedetti. Siamo giunti, ripeto, a 10 minuti dalla conclusione, Napoli vantaggio per 1-0, rete di Citterio a Tezio. È inutile dire che l'annuncio di Sandro ha scatenato un boato anche qui all'Olimpico. Via Napoli! D'accordo Roberto, prendo la linea mentre mancano 7 minuti alla conclusione, il Napoli è ancora in attacco, ancora Palanca la battuta sul calcio d'angolo da destra, batte di sinistro, colpo di testa di Benedetti, para Tancredi. Il Napoli, ripetiamo, è in vantaggio per 1-0, la rete è stata segnata qualche minuto fa da Citterio sugli sviluppi appunto di un calcio d'angolo battuto da Palanca e la squadra di Marchesi conduce per 1-0 a 7 minuti dalla conclusione, tentativo della Roma con Pruzzo, fermato da Marino, indietro a Kroll, lascia passare la palla a Kroll mentre Pruzzo irrompe inutilmente per consentire l'intervento placido e tranquillo di Castellini che si accinge alla rimessa, la effettua lunga e profonda sulla destra dove attendono Palanca e Marangon, alla meglio Marangon, serve Scarnecchia, troppo lungo, la palla termina in out, va a battere la rimessa laterale Bruscalotti per il Napoli, che ha accanto a sé Citterio e più avanti Benedetti, ultimo entrato in sostituzione di Musella, servito poi a sorpresa Crisciani, intervento a gamba testa di Scarnecchia, punizione in favore del Napoli. Siamo giunti, ripetiamo, a 6 minuti e 30 secondi dalla conclusione, al San Paolo il Napoli è in vantaggio sulla Roma per 1-0, a te a me. 3 minuti al termine, Napoli? Sì, d'accordo, Roberto. Bene, allora il microfono è tuo, Sandro. Sono anzi 2 minuti e 30 per la precisione, a meno che Redini non intenda recuperare qualche secondo per i piccoli incidenti, infortuni che sono accaduti in campo. Nel frattempo c'è qualche contestazione circa la paternità del gol. Sarebbe stato Pellegrini, secondo alcuni, Citterio, secondo altri, tra cui noi, a segnare la rete decisiva per il Napoli. I due giocatori in effetti hanno fisici abbastanza simili, entrambi longilini, entrambi bruni. Noi abbiamo visto l'azione così, calcio d'angolo di Palanca, corta respinta dalla difesa romanista, primo tentativo di Pellegrini e definitivo intervento vincente da parte di Citterio. Questa è la ricostruzione dell'azione decisiva del Napoli per quanto riguarda noi, ma possiamo ovviamente sbagliare. Ad ogni modo, che sia stato Pellegrini o Citterio a buttare la palla dentro con l'ultimo tocco, la situazione non cambia. 2 minuti dalla conclusione, il Napoli è in vantaggio per 1-0, attacca la Roma con Scarnecchia, servito Falcao, sta per essere attaccato da Palanca, ne evita l'intervento lanciando lungo e profondo sulla destra per Pruzzo, preceduto da Marino, sulla respinta di Marino si fa luce Palanca, poi Falcao, ancora Di Bartolomei, siamo all'altezza dell'asse centrale del terreno, avanza il capitano della Roma, palla al piede, cerca di servire qualche compagno sulla destra, nessuno detta il passaggio, finalmente si libera Nela e riceve, si porta la palla sul sinistro, sta per effettuare il traversone, lo effettua in questo istante, colpo di testa a seguire da parte di Marino, libera definitivamente Bruscalotti, scaraventando la palla verso Pellegrini, inseguito da Marangon, lotta tra i due, molto bella, Pellegrini sbaglia il controllo, Marangon ne approfitta per controllare il pallone a ridosso della linea laterale sinistra e proiettarsi verso la tre quarti napoletana servendo Turone, Turone ancora indietro a Di Bartolomei, siamo all'altezza dell'asse centrale del terreno, Di Bartolomei avanza, serve in verticale Bruno Conti, si libera sulla destra Bonetti che detta il passaggio, si improvvisa ala Bonetti, supera Crisciani, recupera Crisciani stesso e dà, fa una finta tentando di dare indietro a Castellini, si libera dell'avversario, conserva e controlla il pallone e poi avanza ancora la palla al piede tra due avversari, il secondo è Bruno Conti, gli toglie il pallone, si porta la palla sulla destra con un paio di finte, cerca spazio per il cross e lo effettua di destro a spiovere, esce Castellini premuto da Pruzzo, alla meglio il portiere napoletano che abbranca impresa e si accinge al rinvio, incandescenti naturalmente queste ultime battute dell'incontro che per il momento è controllato dal Napoli con la rete che abbiamo già segnalata e che noi attribuiamo a Citterio, in questo istante Redini fischia la fine della partita che vede il Napoli superare la Roma per 1-0, ripetiamo, a nostro avviso con un gol di Citterio a 7 minuti della conclusione. A te Roberto. Bene, grazie Sandro, resta pure in linea. Bene, allora adesso possiamo fare la panoramica per le brevi cronache e ricomincerei da Napoli, Sandro Ciotti. D'accordo Roberto, ribadisco intanto il finale del San Paolo dove il Napoli ha superato la Roma per 1-0 grazie a una rete, secondo noi, ribadisco, di Citterio al 35esimo minuto della ripresa. La partita è stata interpretata da Napoli e Roma con molta determinazione e rigorosa disciplina tattica, ma raramente, per la verità, le manovre offensive sono state rifinite con lucidità, sicché non può meravigliare che le punte non si siano segnalate per frequenza e pericolosità di conclusioni. Conclusioni che comunque il Napoli ha cercato con più caparbietà della Roma, sfruttando spesso abilmente gli inserimenti di Citterio, che a nostro avviso è stato l'autore della rete decisiva, sopraggiunta a 10 minuti dal termine sugli sviluppi di un angolo di Palanca, rete che invece alcuni attribuiscono a Pellegrini. I nostri occhi forse sono vecchi e stanchi, ma noi insistiamo, se ci consentite, sul nome di Citterio.
criterio. Rimane comunque il fatto che con questo successo sofferto ma non certo usurpato il Napoli si reinserisce di prepotenza. Sì, Ciotti, scusami, finale all'Olimpico, Lazio batte Verona 2-0, ti restituisco la linea. Sì, stavo dicendo che con questo successo il Napoli si reinserisce di prepotenza nella lotta per il titolo, proprio nel momento in cui la squadra di Marchesi, priva tra l'altro di Ferrari e Vinazzani, sembrava attraversare un momento di grave difficoltà, segno che il complesso sa reagire da carattere. La Roma ha usato poco a dispetto dell'atteggiamento spregiudicato che sulla carta aveva inalberato il proprio attacco con quattro attaccanti quasi puri, cioè Chierico, Pruzzo, Scarnecchia e Conti. Ha usato troppo poco, ha cercato troppo poco il gol e si è accontentata, almeno psicologicamente, a un certo punto della partita dello 0-0 ed è stata castigata a 10 minuti al termine. La reazione è stata tardiva e comunque ben controllata dalla squadra di casa. Arbitrato Redini davanti a 80.000 spettatori, ricordiamo ancora il finale, Napoli batte Roma 1-0 a Tebortoluzzi.